Ciao ragazzi, bentornati sul canale di DriveK. Sono Erika Monforte, istruttrice di guida sicura e veloce. Oggi ho una grandissima collega Ford Focus ST per darvi alcuni skills legati alla guida sicura, appunto, e perché no, anche veloce. Stop un attimo, prima di partire ricordiamoci di cliccare il link in alto a destra oppure sotto in descrizione per conoscere tutti gli allestimenti di questa Ford Focus ST, compararla con altri prodotti o perché no provare a configurarla. Ricordati, il link in alto oppure sotto in descrizione. Iniziare a parlare della posizione di guida perché chi fa molti chilometri generalmente tende un po' a giustificare una posizione scorretta proprio alla luce della tanta strada che percorre con il suo veicolo. Non dimentichiamoci che il sedile è il mezzo che ci permette di avere il perfetto feeling del veicolo che stiamo conducendo, quindi trovare una posizione corretta di guida ci dà il modo anche di percepire in maniera più corretta le condizioni di guida che stiamo attuando. C'è chi ha abitudine di arrampicarsi sul volante oppure di distendersi in maniera eccessiva. Si può trovare un corretto compromesso per avere una perfetta percezione del veicolo che stiamo conducendo. Come si fa? Innanzitutto regoliamo bene il sedile, che vuol dire posizionare lo schienale in posizione eretta, ma non troppo, e avvicinandolo alla pedaliera. Per verificare a questo punto che la posizione sia corretta, ci basterà posizionare il polso sull'apice del volante. Se non ho necessità di muovere la spalla dallo schienale, significa che la posizione è buona. Oltre alla posizione dello schienale, è naturalmente importante trovare la corretta altezza per avere una perfetta visuale della strada. Anche l'angolazione delle braccia è molto importante, perché in caso di impatto ci permette di ammortizzare l'urto. Se volete verificare con più precisione se la seduta è posta correttamente, immaginatevi di avere la frizione anche su una vettura a cambio automatico come questa Ford Focus ST. Nel momento in cui sposterò il bacino per cercare di raggiungere la frizione, avrò sicuramente necessità di avanzare ulteriormente verso la pedaliera. In gergo sportivo si dice che la vettura si guida con il... Beh, se l'avete capito, scrivetelo nei commenti. Per cercare di ottenere al meglio questa sensazione, vi suggerisco di creare una piccola tensione con la gamba sinistra nel momento del disimpegno sulla pedaliera, in modo tale da aderire ancora meglio sul sedile e percepire ancora meglio la struttura telaistica. Non a caso anche la forma del volante è studiata in modo tale da essere il più possibile ergonomica e garantire un corretto approccio da parte del conducente. La posizione ideale infatti è quella delle 9 1/4, immaginando chiaramente il volante come il quadrante di un orologio. Che poi alla fine, quotidianamente, non avremo la necessità di spostare di moltissimo le mani da questa posizione, se non in qualche traiettoria un pochino più stretta. Ora vi faccio vedere come. Vi siete accorti? È cosa fondamentale chiaramente allacciare le cinture di sicurezza. Vi insegno un metodo per far sì che diventi ancora più una cintura di sicurezza, mandandola in pretensione. Mandando in pretensione in questo modo la cintura farò sì che aderisca meglio al mio corpo e in caso di urto il range sarà inferiore. Credo che a questo punto siamo pronti per andare su strada. Venite anche voi? Eccoci qua. Allora iniziamo questa attività di guida introducendo l'incrocio delle braccia nella fase di sterzata. Ci avviciniamo alla nostra microtonda, incrociamo le braccia, molliamo il braccio interno, apriamo il pollice e lasciamo scorrere tutta la percorrenza della rotonda. Dopodiché riallineiamo alla stessa maniera, così facendo non abbiamo mai perso contatto completamente con il volante. Il bello di guidare una vettura come questa Ford Focus ST con 280 cavalli a trazione anteriore permette un'erogazione molto più moderata in percorrenza e in uscita, che ci permette anche di avere una sensibilità diciamo più di sicurezza in caso soprattutto di fondi bagnati. Un altro aspetto che mi fa apprezzare queste vetture a trazione anteriore con una discreta cavalleria è sicuramente il fatto che permettono una frenata più decisa, più precisa, grazie appunto al trasferimento di carico longitudinale, ossia il beccheggio, che permette una percezione migliore in inserimento e in percorrenza. Mi sembra comunque sempre giusto valorizzare i messaggi delle autoscuole, che enfatizzano sempre moltissimo l'utilizzo degli specchi laterali e di quello retrovisore centrale. Perché? Perché è vero che è importante verificare sempre, soprattutto nelle manovre delle rotonde e prima di azzardare un sorpasso, il traffico. Non dimenticatevi però che in pista lo specchio centrale molto spesso non c'è e che gli specchi si utilizzano solamente nelle fasi di bagarre o di gara molto accesa. Dico questo perché molto spesso, soprattutto sulle tratte autostradali, noto degli automobilisti che si focalizzano quasi troppo a guardare gli specchi laterali e il retrovisore a discapito del verso di marcia, e questo sicuramente è un atteggiamento da evitare. Quindi ragazzi, si guarda avanti.
Questa Ford Focus ST ha dei sistemi ADAS di livello 2 e nonostante la tecnologia in termini di sicurezza stia avanzando moltissimo, non vi dimenticate che la componente umana è sempre la fondamentale, quindi occhio per strada. Oggi abbiamo affrontato diversi argomenti relativi alla guida sicura, grazie anche al supporto della nostra Ford Focus ST. Se volete approfondire qualche altro argomento relativo alla guida sicura, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Per il resto continuate a seguirci sui nostri social. A presto, ciao!